Amici di Planet Spin, benvenuti in questo video, benvenuti in questo nuovo appuntamento sul canale. Oggi vi parlo della Skeleton Cup, una delle più importanti manifestazioni dedicate alla pesca spinning in mare che si svolge in Italia. Una challenge, una gara, una competizione targata G-Lumis e Shimano che quest'anno riparte con un format tutto nuovo. In questo video vi spiego come si partecipa, quali sono le cose più importanti da sapere e come fare per riuscire ad arrivare tra i primi posti per aggiudicarsi l'ambito titolo di vincitore o perlomeno arrivare a premi. Seguitemi in questo video, sigla e partiamo. Andiamo! La Skeleton Cup nasce circa 10 anni fa. Le prime edizioni erano limitate alle coste calabre, poi nel corso degli anni si è allargata a tutto il territorio nazionale, isole comprese. È una competizione di pesca spinning in mare targata Shimano e G-Lumis, dove i partecipanti si sfidano a son di catture per dimostrare la loro bravura tecnica. I target sono i predatori di grossa mole appartenenti a diverse specie. Questa competizione abbraccia la filosofia del catch and release, ovvero il rilascio della cattura come gesto di sportività e rispetto per il mare e per i suoi abitanti. Per partecipare si ha tempo dal 15 novembre 2023 fino al 15 febbraio 2024 e sarà possibile iscriversi e partecipare fino all'ultimo giorno di gara. Ecco quali sono i passi da fare per poter partecipare. Scaricare l'app Hooking disponibile su App Store e Google Play. Compilare il format di registrazione sulla piattaforma e generare il proprio profilo. Ovviamente se si è già registrati si possono utilizzare le credenziali già esistenti. Bisogna navigare nella sezione gare ed eventi speciali e selezionare la Skeleton Cup 2023. A questo punto bisogna scegliere dall'apposito menu il negozio dove ritirare il kit e perfezionare l'iscrizione alla gara che costa a un costo di 25 euro. Al negozio ritirerete il box, il kit gara, dove sarà contenuto il metro ufficiale da utilizzare per validare le vostre catture. Infine bisogna dare il consenso alla geolocalizzazione perché è importante durante il caricamento delle foto sull'applicazione. Per i primi 3 classificati ci sarà una targa ricordo e dei premi offerti sempre da Shimano e G-Lumis. Inoltre saranno premiati i concorrenti fino al 100° classificato in modo da dare la possibilità alla maggior parte dei partecipanti di ambire ad un premio. Diamo adesso qualche cenno sul regolamento che vi allego direttamente in descrizione tramite un link. Allora, dopo aver fatto l'iscrizione riceverete il metro ufficiale per misurare le prede catturate e si potrà pescare su tutto il territorio nazionale unicamente dalla terraferma. Le prede consentite sono spigola, serra, barracuda, lampuga, lecciamia, alletterato o tombarello e palamita. Si parte da una misura minima tabellata di 40 cm per alcune specie e 50 per altre. In descrizione comunque vi linko il regolamento completo dove potete vedere tranquillamente la tabella di cui vi sto parlando. Il punteggio di ogni preda varrà con un coefficiente fisso tabellato da sommare all'aliquota della lunghezza propria del pesce che avete catturato in modo da dare il punteggio complessivo.
La Skeleton Cup sta diventando anno dopo anno sempre più avvincente ed interessante, secondo me. Con l'aggiunta del giusto supporto di tecnologia, permette di orientarsi verso una fascia di utenza sempre più vasta, sia per fasce di provenienza, per zona di provenienza, ma anche per competenza tecnica. Lo scopo finale di questa manifestazione è di stimolare il pescatore a catturare una vasta schiera di predatori differenti per specie. In questo contesto ovviamente sono maggiormente avvantaggiati i pescatori di alcune regioni a discapito di altre, ma nonostante tutto si hanno tante possibilità di arrivare ai vertici della classifica, magari puntando anche sulla taglia dei pesci, delle specie presenti lungo la propria fascia costiera. Come dicevo prima, purtroppo in alcune regioni d'Italia non si ha quella biodiversità che permette al pescatore poter smarcare tutte le tipologie di prede utili per scalare la classifica. Tuttavia, il modo concepito di questo format, di questa edizione, ha lo scopo di permettere ai pescatori anche di spostarsi nei diversi spot, quelli maggiormente favorevoli per insidiare le diverse tipologie di prede. Tutti i pescatori di pesca spinning in mare sanno bene che per essere efficaci nelle nostre battute di pesca occorre anche uno studio, una ricerca sia delle attrezzature da utilizzare, no, durante le nostre battute di pesca, ma anche la ricerca dello spot, delle abitudini comportamentali dei predatori e soprattutto delle giuste condizioni meteomarine che permettono l'avvicinamento di alcune specie nel sottocosta italiano. Quindi sarà davvero interessante, secondo me, conoscere chi sarà il più bravo e soprattutto come ha impostato la sua azione di pesca nel corso delle diverse battute. Come espresso in precedenza, la Skeleton Cup, questa manifestazione, abbraccia la filosofia del catch and release, ma a differenza di altre edizioni dove era indispensabile effettuare anche un video del rilascio delle proprie catture, in questa edizione è consigliato, ma non è una cosa obbligatoria. E questa, secondo me, è anche una cosa giusta, perché il catch and release esprime la massima sportività anche dal punto di vista di una crescita personale dell'angler, però tuttavia persone, pescatori che sono alle loro prime esperienze non devono sentirsi obbligati nell'effettuare questa pratica. Inoltre, aggiungo un'altra cosa, nelle scorse edizioni dove era obbligatorio effettuare anche un video del rilascio della preda pescata, ho assistito a dei rilasci non effettuati in maniera corretta, quindi a questo punto, anche perché bisogna misurare il pesce o dargli un ulteriore stress a quello della cattura, io penso che dobbiamo essere sicuri che il pesce venga trattato nella maniera corretta e che noi siamo anche capaci di fare il rilascio nella maniera giusta. Quindi un po' di buonsenso, un po' di apertura mentale in questo caso è molto gradita. Amici di Planet Spin, siamo alle fasi conclusive di questo video. Nella descrizione vi invio il link per ricevere tutte le informazioni, per poter anche iscrivervi alla Skeleton Cup se ancora non siete iscritti, e in modo da poter partecipare e mettere in gioco le vostre abilità per sfidare gli angler più forti d'Italia. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, non dimenticatevi come al solito di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio e come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima.